Terzo episodio di Fendi Spazio, la nostra rubrica nella quale, grazie all'immaginazione, riusciamo a distorcere la realtà delle cose. Negli scorsi due appuntamenti abbiamo visto cosa sarebbe successo se Ash avesse vinto la Lega di Kalos e se Rayquaza non avesse distrutto il meteorite che minacciava la regione di Hoenn. Oggi invece, e se Necrozma non fosse mai stato sconfitto dal protagonista in Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, vi chiedo almeno 600 mi piace per un nuovo episodio di Fendi Spazio, quindi lasciate like già da ora ed iniziamo. Come tutti sappiamo, la storia di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, a differenza dei primi capitoli di settima generazione, ruota attorno al Pokémon Prisma Necrozma, un Pokémon con il potere spaventoso di rubare la luce e con la capacità di controllare mentalmente i due leggendari di Alola, Solgaleo e Lunala. In Pokémon Sole e Luna, Necrozma appare al termine della missione speciale affidata da Bellocchio al giocatore. Si dice infatti che il Pokémon Prisma fosse giunto da un altro mondo in tempi antichi e che fosse rimasto sopito nelle viscere della terra. Molto probabilmente la causa per la quale Necrozma si trovava nel sottosuolo è la sconfitta impartitagli da un giovane valoroso in tempi antichi grazie al potere Z e la luce di Alola. Tuttavia in Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna Necrozma pare sì essere stato sconfitto, ma pare anche sia riuscito a trovare rifugio in qualche luogo. Sto parlando ovviamente dell'Ultra Megalopoli. Durante la storia infatti, nei giochi di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, scopriamo che questo mondo è stato privato dalla luce dallo stesso Necrozma, profondando così in una fitta oscurità, tant'è che i suoi abitanti sono tutti pallidi di carnagione. Necrozma si rifugiò dunque sulla torre Megalopoli una volta perduta la sua radiosa luce, che in tempi ormai remoti dispensava energia sia all'Ultra Megalopoli che ad Alola. Durante un dialogo con Mirin veniamo a sapere che l'ira di Necrozma è dovuta alla perdita di parti del suo corpo per colpa della cupidigia degli avi della loro città. Probabilmente è così che vennero creati i cristalli Z e le pietre lucenti, che lavorate permettono di ottenere un cerchio Z, cosa parecchio plausibile dato che durante il corso della storia viene detto più e più volte che Necrozma fosse attirato dal super cerchio Z del protagonista. Quest'ultimo sconfisse oltre a Necrozma, che si separò dal Pokémon leggendario tornando da Alola e schiantandosi sul monte Lanakila per poi essere catturato dal giocatore stesso. Ma, e dico ma, se Necrozma fosse stato vincitore anziché sconfitto? Se il protagonista non fosse stato tanto abile da impedire a proprio Ultra Necrozma di scagliarsi su Ultra Megalopoli, il Pokémon Prisma, dopo aver prevalso sul giocatore, avrebbe sicuramente distrutto la città, gettando nel caos un mondo intero per la seconda volta. In seguito non è per nulla difficile immaginare che Necrozma sarebbe poi tornato ad Alola per finire ciò che aveva iniziato. Samina, Guzman, Lilia e tutti gli altri che avevano riposto le proprie speranze nel protagonista vedono arrivare Ultra Necrozma pieno di rabbia ed energia all'altare tramite un ultravarco. Non c'è più niente da fare, la regione di Alola sta dunque per vivere una seconda crisi, dopo ovviamente quella di chissà quanti anni or sono che riguardò sempre Necrozma. Lo stesso Pokémon Prisma non potrà essere fermato da nessuno a meno che non si faccia ricorso al potere Z, potere che ora come ora sull'isola di Alola possiedono solamente pochi allenatori. La minaccia di Necrozma però è sempre più grave e il Pokémon Prisma sconfigge uno dietro l'altro tutti che ha una di Alola. La regione tropicale viene dunque privato della sua luce ed inghiottita completamente dall'oscurità, proprio come l'Ultra Megalopoli. Passarono dunque diversi anni, la minaccia di Necrozma era sempre ricorrente, tuttavia si formò una vera e propria resistenza, capitanata da Iridio e, pensate un po', Lilia. I due fratelli in questi anni hanno lottato con le unghie e con i denti per fermare il Pokémon leggendario, senza però riuscire nel loro intento. Tuttavia anche il giocatore protagonista non è rimasto con le mani in mano, infatti in tutto questo tempo lui e la sua squadra di Pokémon si sono allenati duramente saltando di mondo in mondo, aiutati da Solgaleo, Lunala e l'Ultra Pattuglia. Necrozma verrà sconfitto? Il protagonista riuscirà a salvare la regina di Alola? Nei commenti vi chiedo di continuare questa storia che abbiamo immaginato in questo video, in modo da rendere ancora più interattiva questa nostra rubrica. Bene allenatori, come avete potuto sentire in questo video abbiamo provato ad immaginare uno sviluppo diverso da quello visto in Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, andando a creare, se vogliamo dirla tutta, una trama matura che difficilmente potremo mai vedere nei giochi della serie principale. Ad ogni modo vi chiedo di lasciare un mi piace, di condividere questo video con i vostri amici e di suggerirci nei commenti quale altro avvenimento del mondo Pokémon andare a modificare. Qui da Diego è tutto, noi ci vediamo in una prossima dimensione. Ciao allenatori!